Ciao a tutti, ecco oggi il mio primo video Get Ready With Me. Ecco come mi preparo io alla mattina per andare al lavoro e oggi lo facciamo insieme. Se vi piace questo tipo di video e vorreste vederne altri, incoraggiatemi con un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Dovete sapere che anche se io cerco di avere una routine regolare, la mia vita e quella della mia famiglia è piena di imprevisti, ma come per tutti, immagino. In ogni caso, ci sono alcune abitudini a cui io non rinuncio mai e se devo uscire prima, semplicemente punto la sveglia prima. La fatidica sveglia suona alle 7 ogni giorno, anche nei weekend, a meno che non abbia fatto proprio veramente tardi. Come prima cosa io apro la finestra, estate, inverno, con qualsiasi clima. E non faccio subito il letto, anzi lo disfo ancora di più, perché così prende aria e si asciuga dall'umidità e la condensa della notte. Poi acqua calda e limone, ma fatta nel modo giusto come faccio vedere in questo video. Intanto io me la bevo. Fa sempre bene. Ogni mattina dedico 10 minuti alla meditazione e ultimamente sono molto focalizzata sulla gratitudine. Ne ho parlato anche in questo video, consiglio a tutti di vederlo. Poi mi preparo una tisana calda, non è sempre la stessa perché cambio e scelgo in base al mood della giornata, a come mi sento. La tisana poi viaggia con me. La metto sul comodino perché a questo punto rifaccio il letto e poi viene con me in bagno sul mobiletto accanto alla doccia. Io ho molta cura della pelle, della mia pelle, anzi, se volete che faccia un video sulla mia skincare routine, cliccate sulla i qui sopra per fare il sondaggio. Come prima cosa lavo il viso con una schiuma Eco Bio naturale all'estratto di rosa che io adoro. Per portare via le impurità che la pelle ha fatto salire in superficie durante la notte e poi idrato bene la pelle abbondantemente. Viso e collo naturalmente. Io pulisco sempre la pelle alla mattina anche se la sera mi sono struccata. E adesso mi trucco. Per i capelli devo dire che sono fortunata, non li ho mai tinti in vita mia, quindi non devo fare i salti mortali per nascondere niente, sono già bianchi. Da quando li porto corti, basta un colpo di phon e vanno a posto da soli. Se al mattino devo uscire subito, preparo i vestiti e faccio le varie prove la sera prima. Spesso per decidere cosa metto il giorno dopo guardo il cellulare. Chi indovina perché? Guardo il meteo, soprattutto nei cambi di stagione. A questo punto mi è venuta fame e in questo periodo non vedo l'ora di mangiare la mia fantastica colazione, che adoro. La conoscete già, è diventata famosa come la colazione del barattolone. Eccolo qua il mio barattolone, ce l'ho anch'io. Se volete sapere perché si chiama così, andate a vedere questo video che ha ispirato tantissime persone al mattino. E adesso sono molto felice della loro colazione.
Dopo colazione mi lavo i denti, anche perché non vorrei mai uscire con una bacca di goji o una buccia di mandorle incastrata tra i denti. Sapete quando ce l'avete, tutti lo notano e nessuno ve lo dice? E adesso mi metto il rossetto. Voilà! Controllo se ho tutto in borsa. Io uso gli organizer per borsa perché non mi piace rovestarci dentro come se fosse un sacco senza fondo. Ultima cosa, prima di uscire, le scarpe. Se devo camminare ne scelgo un paio basso e comodo, sempre elegantine però, altrimenti vado per i tacchi. Io devo spostarmi spesso per lavoro e se devo viaggiare la scelta cade sul mio amato zainetto multiaccessoriato con il mio inseparabile computer oppure un trolley, le dimensioni dipendono dalla lunghezza del viaggio. Questo è tutto. Vedete, anche se la vita è complessa, io per le cose che dipendono dalle mie scelte cerco di renderla semplicissima e lineare. Seguo una regola che adesso condividerò con tutti voi. Bastano già i problemi del mondo, perché devo aggiungere problemi creati da me? E questo vale per tutti. Eccomi pronta, ora devo proprio andare. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, è facile, basta un click così e attivate la campanella delle notifiche se volete essere avvisati appena esce un nuovo video. Condividete questo Get Ready With Me con Simona Vignali sui vostri social e con i vostri amici. Facciamo diventare grande insieme il canale e nei commenti scrivetemi se avete provato anche voi questa routine o come vi preparate voi alla mattina. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Mattina presto, sonno. Ciao mondo, sto arrivando!